Ciao amici e amiche, andiamo a infettare il mondo. Allora, è un gioco, quindi prendiamolo per un gioco. Ah, eccolo qui, Covid-19 e Inc. Allora, modalità cura, speedrun, scenari personalizzati. Andiamo con il gioco iniziale, tutorial. Dai, dai, dai un nome alla tua epidemia. Cambia nome. Io direi Drums V, il virus T, come quello di Resident Evil. Comunque salutiamo il grandissimo Zaneboy. Ciao Zaneboy. Ciao. Ecco, qui con me che lui è un grande su questo gioco, sui cellulari e tutto, perché sapete che è uscito dappertutto. Drums V, mi piace un sacco. Drums V, ok, iniziamo. Benvenuto, preparati a infettare il mondo. Ok. Prima cosa, decidi dove manifesterò la malattia per la prima volta. Beh. Qui? L'aeroporto? Andiamo qua a Roma, dai. Così gli aerei Non si può. e devi fare R2. Ah, R2. Allora, levetta a sinistra. Allora, con la Cina, vai, cerca la Cina là. Forse. Ah, bisogna per forza farla qua. Eh sì, perché è il Ah, tutorial. ok, tutorial. Ok, Ora fai adesso. scoppiare la bolla paziente zero. Perché in Cina, come era il Covid? La tua epidemia è stata scatenata. Qui sotto puoi vedere quante persone sono state infettate. Uno. Mamma mia, che somigliato. Wow. Ah, vai, vai, gli aerei. Io non ci ho mai giocato sul cellulare, quindi per me è la prima volta, ragazzi. Magari voi adesso state pensando, ah, caspita, qui l'ho fatto 100 volte, però. Aspetta, quando contagi un nuovo paese appaiono delle bolle rosse. Quando scoppiare per ottenere punti di DNA, tu puoi usare per potenziare il tuo virus. Ah, ho fatto il ciupà. Bello. Bello. Allora, i punti di DNA sono molto importanti, puoi spenderli per evolvere la malattia e renderla più forte. Ok, quindi allora. Guadagna DNA, infatti uccidi la gente in tutto il mondo. Vabbè, no, è per gioco, raga, A quadrato. Ah, forse perché devo fare un po' di bolle prima. Oppure devo fare un po' di DNA. Adesso, vedi. Puoi cambiare la velocità del gioco. Ok, sì, questo. Ah, ok, con le freccette. Premi il tasto destro per velocizzare. Sì, lo so, lo so. Sì, bisogna velocizzare un po' perché. No. Premi il quadrato, è proprio tutorial. Oh! Questo menu malattia, fai evolvere i tratti. R1. Ah! Cominciamo la trasmissione bestiame. Allora, quindi devo fare quello che mi dice lui adesso. Costerà, ok, va bene. Dov'è che è? Non lo vedo. Bestiame, No, hai eh? già fatto quello. Allora, che fatto? Quale devo fare adesso? Questo. Bestiame No, 2? bestiamo due. Allora, Dove vedo i punti? Quanti ne ho? DNA 14? fai quello che passa anche dalle zanzare. Zanzarina? Sì. Gli insetti sono. Ok. Basta, non ne ho più. Ma quanti punti era che non ho visto? 23, 11, ah, è scritto di fianco. Vabbè. 50, 70, 100. Puoi anche zoomare. Ok, R1. Ah, fico. C'era anche questo sul cellulare? Sì, Ah, ok. Proprio uguale. Tutto uguale. Beh, forte sono. Ora puoi vedere tutti gli eventi. Ah, tipo le news del giornale, che c'è il presidente che vedi cosa dice. Oh, 2000! In un attimo, 6000! Ella. 13, 20, 30! Vai che il Drums V è incredibile, è il virus zombie!
Assicurati di tenere d'occhio le notizie. La felicità è fondamentale alla longevità. Terra distrutta da asteroide 2040. Potrebbe causare il cancro al cervello. Troppa TV. E come hai fatto a tirare giù questo? Con le frecce. Ma guarda, insomma. Allora. Ok, la tua malattia ha infettato un altro paese. Vai, Drums! Bella! Diamo un'occhiata al paese. Al paese. Con la tua malattia, premi questo croce. Ah, fico! C'è anche... Allora, questo indica i confini aperti e chiusi. Ci sono le azioni del governo. Vedere quale paese sta... Prendendo più ricerca e cura, puoi imparare di tutto il paese. Quando finita con la schermata, prendi. Ah, là, ma c'è un sacco di roba da leggere. Proprio dettagliato, eh. Allora, per uscire, cerchio. Esplodi! Ah, sì, possiamo. Non mi fa fare niente, vedi? Per l'angolo. Cosa? Qui puoi vedere quante persone sono sane infettate in tutto il mondo. Ah, questo è totale. Ah, il mondo totale. 7 miliardi. Allora, puoi vedere i paesi, la cura. Quando è finito con la schermata, te ne vai. Quindi, allora, si schiaccia X, fa così, ok, fico. Allora, America, Europa e Australia, dice che hanno soldi. Hanno tralasciato un po' la Cina, perché insomma la Cina non è messa male. Ok, cerchio. Ah, tutorial, va qui, basta. Allora, tutorial. Lo finiamo. Urca loca! Aspetta che è troppa roba. Un altro paese! Oddio, è lontano. Questo? Come ha fatto andare là? Non c'è neanche gli aerei. Allora, aspetta, evolviamo. Vediamo se ho capito bene. Ok, trasmissibilità. Questa è. Permette di viaggiare sulla particella di polvere. Absolutely. Questo nell'acqua. Andiamo con l'acqua? Sì. 13 ne abbiamo 20. Ok, perfetto. Ulala. In Kazakistan è un nuovo paese. Aspetta, calmati un attimo. Ah, se non schiacci! Va la Cina! Mi possono curare. Ah, davvero? Sì. Ho aspettato l'America, In tutto il mondo un miliardo. Vai cinesi! Ho fatto un virus potentissimo. Adesso è andata in Australia. Perché hai fatto le passi dell'arte. Eh sì. 37, andiamo proprio, facciamolo diventare una belva sto robo. Ratti e uccelli. No, deve resistere alla vaccina. Ah, vabbè adesso dai, tanto. Vabbè. News, malattia, leggende. Leggera si risponde. Leggera, obbligato. Cina inizia a lavorare una cura, caspita. Allora, quant'è che era quello della cura? Dov'è che l'hai visto? Sotto, la siringa. Questa? Ok, infatti. Resiste proprio al vaccino. America Latina. No, ho sbagliato io, se c'è un X. Andiamo un po' più lento. Africa e Scandinavia. No, Scandinavia lì, cos'è che? Linee guida sanitarie ai paesi ricchi. Hanno adattato una nuova linea sulla salute che li renderanno meno vulnerabili alla malattia. Orca loca, 108 punti. Aspetta che adesso ti sistemo io. Ok, vaccino va benissimo. Vai! E quando è così abbiamo fatto un mix? Aspetta, vai sul 3. Linfociti? Linfociti per riprodursi, aumentano l'immunità, specialmente nelle regioni povere. Mutazione, mi piace sta roba delle mutazioni. Andiamo con l'acqua che ho visto che... No, con l'origine invece. Ah no! La
l'acqua sotto. Ah, ma non c'ho soldi. 26 punti l'acqua. Drumsby ha compiuto la mutazione e ha sviluppato il sintomo paralisi senza usare punti DNA. Figo? Ah, ma mi ha sviluppato un'altra roba. Aspetta, fammi vedere. Ha sviluppato paralisi senza che tu spieghi. Devi andare in panoramica, penso. Sintomi, forse? Sintomi. Ah, ma anche qui si può. Certo. Ah. Fai i polmoni. Ecco. Dai. Che prende i polmoni. Ah, questo è quel cuore? No, quello lì è il fegato. Ah, il fegato. Questo che cos'è? La perdita di fluidi tramite sudoramento, il tasso di... Aspetta, fai quelli di... Quale? Quello in basso a sinistra. Questo? No, la destra. Questo? No. Questo? No, aspetta, questo? L'angolino a destra. Questo? Ecco. La diminuzione dei globuli rossi e l'emoglobina del sangue può portare all'ipossia degli organi. Però non devono morire, perché noi dobbiamo farlo viaggiare di più, no? No, giusto? Se muoiono, vanno a viaggiare di più. 300 morti. Ma dove sei imboscato? Gran Bretagna, primo paese a trovare a limitare la diffusione dell'epidemia di Drums, limitando l'accesso all'uscita del paese. Porca loca. Dovete bloccarmi. Guarda l'Asia. Mamma mia, povera Asia, tutta completa. Oh, questo è un nuovo paese quando viene con i conigli di Arnold. Oh, guarda qui! Cos'è la Groenlandia? Cos'è questo paese? In qualsiasi... Ha compiuto una mutazione, ascessi senza usare punti DNA. È grandissimo il mio... Oh, 71. Aspetta. Ah, abilità, che cos'è? Scusami. È una cosa che mi può fare. Si evolve... Aspetta, vai su con lui. Si evolve per sopportare temperature e... Ah, vabbè, caldi ci sta allora. Alla Groenlandia! La Groenlandia vuole dire. No, in qualsiasi gameplay che ho visto, nessun virus è arrivato alla Groenlandia. No, davvero? Sì. Il mio virus V è. Allora, Drums V. Nella lista di allerta, Drums V fa il suo ingresso nella lista d'allerta WHO. Già pericoloso, i governi sostengono che potrebbe diventare inarrestabile. Ciccio, ho infettato 6 miliardi di persone, adesso ti rendi conto. Guarda che roba! L'America no, eh? Del nord, guarda che roba! Sì, infatti, l'Indonesia è primo, il governo ha avviato squadre di ricerca nei paesi infetti sperando di trovare una cura. Fa scoppiare le bolle blu per rallentare la ricerca. Allora, vediamo un secondo di massacrare ancora un po'. Vai su sinto, e anzi sua vita, sua vita. Decidi di non farlo ancora con i ratti? O dall'acqua? Fai acqua. Vai su vita. Che cosa ho combinato? No, ho schiacciato due volte. Vabbè, aspetta, vai abilità, scusami. Vai su quello in basso sinistro. L'agente patogeno diventa resistente agli antibiotici. Ehi, vai! Oh, puoi fare quello sotto. E questo? L'agente patogeno diventa più difficile. Sì, assolutely, qui siamo tipo la Umbrella Corporation. Oh, Drumsby. Vomito, presenza sintomi mutati. No, c'è pure cosa devo fare? Hanno fatto una cura. Spacca bottiglia, distrugge la bolla e cerca blu. Quindi perché se non lo clicchi loro hanno la cura, se tu invece lo clicchi mi non spacco la bottiglia del proprio se vai lì col martello pom. Sì, vabbè, ma che roba! Guarda che roba, là anche la parte dell'America del Nord. Oh, un altro paese. Triangolo. Bella. 7 miliardi. Africa, Angola, Sudafrica, Zimbabwe, Madagascar. Non esiste nessuno. In salute 14 milioni. Però morti 292, non è mortale, per quello che si è diffuso. Edema polmonare. 32, aspetta che volevo fare tutto questo, guarda, facciamo questo se riusciamo. Penso sì. Penso che hai già vinto. Manca solo quel pezzo là. Distruggo l'ampolla. Bravo! Cioè, la cura per il 2 risulta letale. Una cura sperimentale Drums V
si rivela al 100% letale per gli umani. Oh, la Madonna! Cioè, la cura che ha fatto un milione di morti. Prima erano 300, hai visto? I ricercatori WHO sostengono che questo possa... passo indietro danneggia gli sforzi per trovare una cura. Eh beh, per forza, ci credo. Il mondo non ci sono più persone sane! Ho vinto! Se muoiono tutti... Ah, devono morire adesso. Ricerca globale concentrata sulla cura. I ricercatori di tutto il mondo sono totalmente concentrati nello sviluppo di una nuova cura per DrumsD. 2 milioni. Allora ragazzi, sta scherzando, però è forte. Tosse e vomito causare una dispersione del volume aumentando l'infezione. Ma sono tutti infettati! Ma devono morire. Mondo, vediamo che cosa succede. Perché è un virus che non fa poi morire tantissimo. Vediamo. Stanno morendo 100.000 persone al secondo. Sì. A livello virus sono ancora un po' poco. Dove? Allora, infiammazione. No, bimbi miei, non si può curare il virus B. Mistero delle Olimpiadi di Tokyo. Posticipare le Olimpiadi è ancora un mistero. Gli organizzatori promettono che si tornano presto, ma non è stato fornito un motivo per il cambiamento. Raga. Ok. È un nuovo paese quello? Un aereo curato. Oh, no, cacchio! Ecco, qui un aereo che trasporta le cure. Arca loca, bisogna tirarlo giusto aereo. Guardalo. Grandi inondazioni in Africa. Oh, poverini, c'è un po' di inondazioni. Eccoti qua. Ecco. Allora, c'è forse qualcosina su della... Cos'è quella? La Groenlandia? Là in alto. Sì, oh, guarda sto aereo. Balordo. Balordo, guarda mio amor. Ho infettato il mondo, guarda che roba. La cura DrumsD l'ho chiamato. È completa al 95. La cura DrumsD. Allora, 7 abbiamo... miliardi di infettati, Carlo. 54 milioni. Sono 55 milioni di morti. No. Che cosa succede? Stanno curando. No. No! Il mondo sopravvissuto alla devastazione epidemia e presto sradicherà per sempre virus B. No! Il mondo è cambiato per sempre. No, Drums B è stato curato. No, non c'è più nessun infetto. Ah, in un secondo. Ma come è successo? Perché non sono morti. Di tutto, prova il gioco principale. Quindi questo è finito il... vedi. No, replay non mi interessa. Vedi grafico, in salute. Madonna ragazzi. Allora, no, gioca no, tanto è un tutorial. Quindi nuova partita. Gioco principale, gioca. Nuovo tipo di peste è stato scoperto, sblocca. Piaga ombra di un giocatore singolo. Aspetta, vediamo un attimo. Batteri, virus, fungo, verme, parassita, prione, virus, nanovirus, arma, virus delle scimmie. Ah, questo è piaga ombra. Cosa facciamo? Facciamo virus. Va, pianeta delle scimmie. Contenuti ufficiali. Facciamo la piaga ombra. Piaga ombra, dici? Dai, facciamo anzi la piaga no. ombra. Vabbè, ormai è andato. Vabbè, sì. Puoi usare i geni per avere 5 geni. Una volta conclusa la partita, un nuovo gene crea un nuovo set completo. Allora, ma è tutto bloccato. Quindi devi sbloccarlo giocando. Ah, quindi la prossima volta? Sì, allora andiamo a. Continua. Allora, no, facciamo normale. Sì. Mica brutale. No, aspetta, mutazione genetica, campato voluto di dolore, investo nella ricerca. Check up medici. Ma questa è la difficoltà. Quindi no, normale, io non so niente. Allora, dai un nome. Beh, io lo ridò ancora uguale. No, facciamo DrumsD. DrumsD. Perché questo qua è il fratello dell'altro virus. DrumsD. Ok, ci sto. Perché questo è il fratello dell'altro. Qualcosa si sta risvegliando. Secoli fa un umano in punto di morte venne infettato da un silenzioso agente patogeno, la piaga ombra. Sepolto nelle profondità del sottosuolo, l'umano venne lentamente consumato e trasformato.
La piaga ombra ha completamente mutato il DNA delle sue vittime, componendo loro grandi poteri, conferendo loro. Ora spinti dalla fame eterna, è ora di tornare al mondo. Stavolta l'umanità perirà. Direi proprio che ci siamo. Dobbiamo allora, fare le cose giuste. Facciamolo partire dove? Allora, vediamo dove ci sono tanti porti. La Cina porti, era tanti un... porti aerei. E allora qua, qui. Facciamo partire qui. Sì. Cioè, tre porti e un aeroporto. Eh? Qui siamo in Gran Bretagna. Sì. Dai. Un vampiro si sveglia in Gran Bretagna, così, a caso. Il mondo è cambiato, ma il vampiro riesce a fiutare il sangue di miliardi di umani. Pronti? Uno, eh? Uno farà miliardi. Solo lui va in giro. Uno, Fa la musichetta. Allora, malattia, aspetta un attimo. Sintomi. Possiamo farlo? Il vampiro, no? Allora sì, facciamo subito. Wow, un punto DNA, eh? Gli infetti soffrono di insonnia, si creano crisi, punto scuro, questo crea un nuovo vampiro, no, cosa ho fatto? Allora, l'ho sbloccato così? Sì. Quelli lì sono cose molto comuni. Sì? Paese, milioni di persone saranno uccise da Drums Z, non da in cerca di una vittima e far diventare vampiro. Per accelerare il processo contagia più persone. Beh, questo lo sapevo io. Allora, il tuo vampiro è indicato con un'icona rossa, sì. Ok. Altro paese? Ha creato Drums Z creato da un vampiro. 32, 24. Possiamo... Allora, vediamo un attimo. Patogeno soppresso dal particelle liquido. Secondo te che tu hai fatto tante cose. Aspetta, quello sotto cos'è? Questo? Sopravvive al di fuori del corpo trasmesso da oggetti esterni. Non male, eh? Aridi, ambienti aridi. Qui? Ah, questo è freddi, umidi, aridi. Permette di diffondere tramite sangue. Io tramite sangue lo farei, eh? Sì. Molto abbiattivo, sorry. Dai, solo 50. Oh, ma no, ma che roba? 80-55. Caspita, non va tanto bene. Guarda, ha bisogno del vampiro per diffondere. Sua malattia è debole e vulnerabile. Il tuo vampiro deve evolversi. Altrimenti abbiamo già perso. Dobbiamo farla evolvere più che mortale. Adesso è mortalissimo. Ok, vampiro inutile. Allora, vediamo un attimo. Dobbiamo farlo. Questo che cos'è? L'infettività, le mutazioni. Eh sì, per forza, dobbiamo fare qualcosa del genere. Cacchio, ma che roba! Sta praticamente morendo da solo. Pacifico. Panico diffuso per centrifuga robot. Nuova centrifuga robot viene evitata in 17 paesi. Sottiene comportamento. L'autorità blocca l'accesso. Oh cazzo, ho già bloccato l'accesso. No, guarda! Stiamo arrivando praticamente. Gli omicidi del corso sanguigno continuano in Gran Bretagna. Le autorità si sono attivate per fermare gli omicidi di culto sanguinario. Eh sì, non è facile comunque, eh. Bisogna. Non si sta infettando come pensavo. Ma come? Ho infettato 300? Ah, perché quelli infettati poi sono morti. Stanno morendo di più degli infetti. Non va bene. Non va... Sì, per un certo punto sì. Però allora dobbiamo trasmetterla... Ai cani. Cani. Sì, cani. No, devi farcela la quella. Regredisci. Quale? No, non abbiamo i punti. No, 10 africani. Che quando succhiano il sangue fa tipo come nel zanzare, che inietta una roba. No! 00! Ah no, Italia, scusa, cambia paese. Ma come ho fatto a cambiare paese? È perché l'hai cliccato. Italia 0, ragazzi. Che bella. Come ho fatto a cambiare? Devi cliccare, non mi applica qua.
No, perché tu li puoi cliccare i paesi. Ma vedi che poi non cambia. Ma cosa che sta cliccando? Con la X. Esatto. Triangolo. Clicca con la X. Ah, con le R2. Ah, con le R2. 1100, non si sta sviluppando, ragazzi. Ecco, adesso ti fa vedere il mondo. Ah, ok. Ma non sta andando sto virus. Il virus Z non è come il virus B. Interindustria svela la minaccia globale dei vampiri. Urca, gli hanno già detto, gli hanno già sgamato. Sostengono l'unità rischia l'estinzione. The Templar Industry ha trovato basi, attivato basi militari nell'avanguardia di tutto il mondo per combattere la minaccia. Ma no, la gente sta formando gruppi per cadere la caccia. Ma caspita, mi hanno bloccato qui, mi hanno va che hanno fatto i cosi qua, hanno fatto le qui non si può andare, ma perché i virus si espandono di più e senza farsi vedere, i vampiri invece vanno in giro e si vedono. Caspita, dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo fare qualcosa. Non abbiamo punti. Questo che cos'è? Questo che si può fare? Dobbiamo vedere se abbiamo. Se possiamo fare la roba che può usare le armi. Adotta un mondo moderno di lì senza dar dell'occhio. Allora, è letalissimo perché muoiono. Però non riusciamo a. Infettare, non siamo. Come mai la barra rossa sta andando giù? Sto morendo? No, perché stavo morendo. No, questa è la lapide. La prima era piena. No, qua sono. Qua si ingrandisce. Dai che voglio darla ai cani. Dammi 10 punti. Il vampiro, umani in gravità stanno attaccando il vampiro. Che è ferito. Eh no, vedi, perché sta morendo, ecco perché. Basta, adesso una volta morto sono morto. Sento. Rispetto. 70. È morta, ragazzi. Non ce l'abbiamo fatta. Dai, ti prego, sopravvivi. Allora, vediamo con 5 punti che cosa posso fare. Manco. 10. 11. Aspetta, il vampiro è stato ucciso. È stato avvolto dalle fiamme. Quindi, finita praticamente. Non temere, ma tuo vampiro venne trucidato. Drums Z è in grado di trasformare gli infetti in nuovi vampiri. Ah, sì. Dai, un punto che andiamo ai cani. Ti prego, virus Z. Un punto. Solo un punto, potenziamento. Ha compiuto una mutazione, ha sviluppato il sintomo potenziamento steroideo. Oh, bello. Ok. Troppo pochi. Dichiara guerra ai vampiri, Zimbabwe addirittura, tutti che dichiarano guerra ai vampiri, quindi è difficile che va, deve fare il salto. Non abbiamo infettato nulla. Dai, un punticello che andiamo a infettare i cani. No, niente, praticamente credo che sia. No, non c'è più, sono morto. Però è passato, si è mutato, però se non riesco a. Puoi fare farlo. I cani? No, i lupi. Facciamo i lupi, bravo. Forse i lupi attaccano. I lupi, magari qualcosa. Qualcosa riusciamo a fare, a combinare, perché qua sta solo andando un sacco di navi aeree, ma 20 infetti, pochissimo, 19. Caspita, i cani erano in casa di ognuno, di ogni persona. I lupi vedi che non. Sa che finirà male sta cosa. No, poi guardate. Vai su. Poi si. Ecco, cosa puoi togliere?
Ah, metti e togli. Allora, aspetta, facciamo una cosa. Ah, aspetta, i sintomi, togliamo qualcosa. Ma questo vabbè, possiamo anche... Facciamo così. Almeno abbiamo punti. Ma come? Perché solo tre? Ma non mi dai i punti? No. Eh? Ah, beh, ma non lo sapevo. Pensavo che me ne dava tanti che facevamo... Vabbè, facciamo un'altra. Direi che qua... Ma non finisce poi a un certo punto? Quando muore la tua... Il mio guaspia è già morto. Però se quando muore. Vediamo cosa c'è, dobbiamo essere un po' più forti. Principale, sì. Per il vampiro. Il vampiro è un po' un DLC, penso io, il vampiro. Il virus delle scimmie è buono, No, hai fatto di nuovo il vampiro. Ah, vogliono fare le delle scimmie? Quello principale. Facciamo, tanto non è che ci vuole. Scimmie. Vediamo delle scimmie. Qui non abbiamo nulla, né? No. Dobbiamo vincere proprio. Oh, Z, volevo chiamarlo virus T. Virus T. Dove? Virus delle scimmie, che viene a evolvere soprattutto. Seleziona il paese e comincia a... Sì, dai, l'ho già capito. Allora, la Gran Bretagna non va bene. No, facciamo un posto grande. Andiamo giù in Africa che c'è porto e... O partiamo dal Brasile, dai. In Africa ci sono tante scimmie. No. E avrebbe anche un senso, sì, anche secondo me. Dai, facciamolo partire qua. Bam! La LZ, non mi piace il nome, un virus geneticamente modificato creato in laboratorio. Jens Sears ha aumentato l'intelligenza delle scimmie, ma non è stato sperimentato sugli umani. Quindi noi lo sperimentiamo sugli umani. Un infettino, Laboratorio sperimenta farmaco virtuale in Sudafrica. Mi sembra un po' di ricordare la storia del Covid, vabbè. Allora. Dai. Ah, sì. Questo è perché è torre A? È della ricerca? No, non è la cura, è la ricerca qua in questo caso. Sono loro che stanno ricercando, che stanno buttando sto... Si diffonde da persona a persona in Sudafrica, cresce esponenziale. Secondo me bisogna sempre partire dai paesi magari non troppo sviluppati, una mutazione sviluppata il sintomo di fobia. Vediamo. 24. Va che bello che è, giallo. Virus semplice. Evolutiva. Oh, allora, prima di tutto acqua di brutto. Di brutto. Poi zanzare che vanno in giro un botto. Zanzare e basta. Vediamo. Mal di gola, disagio, mentre possiamo diffondere contagio, assolutamente sì. Poi facciamo polmoni. Evolvi la tua malattia. Fai evolvere la malattia. Altro paese? Cos'è che ha preso? L'Angola. Sudafrica. Il Zimbabwe ancora niente. Non passa tantissimi aerei, però vedi che non partono tanti aerei. Scoperta fonte di energia pulita. Per scoprire più sintomi, fai X. Sì, sì. Ha infettato centinaia di persone, sì, ma ancora poche. 200, mi sembra che sta andando un po'... Vediamo un attimo di... Allora, trasmissibilità, io la farei... 25 punti. Madonna. Piccioni? O pipistrelli? Aspetta, permette di rispondere tramite sangue? Sì, tramite il sangue. Vediamo un attimo i sintomi. Lo stomaco, irritato, causa fastidio. Leggera provvisa di contagio. No, leggera no. Rallenta le ricerche future, ma riduce leggermente il ritmo dell'infezione. No, in questo momento no. Parte dell'occhio di un colore rosso, l'iride della cornea. Dicendo riduce la velocità della cura. Ah. Il virus penetra nei neuroni e il DNA modificando, aumenta l'integrazione degli umani. Dimmi. Questo? No. Ma scusa, passi. Questo? Guarda sopra. Vai sull'altro, vedi? Ani, sì. E poi
Questo non è male, eh. Questo di brutto, guarda i polmoni, guarda. Allora, ha compiuto una mutazione, epistassi senza usare punti, bella, mi piace. Oh, 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 oh. Allora, 10, non si può fare nulla, parte da 13. Vabbè, aspettiamo ancora un secondino che si evolve. Diciamo, dai, veloce, perché sennò... Ha infettato migliaia di persone in Sudafrica, sì, è vero. Si diffonde in Botswana, sì, sì! Ok, oh, così lo voglio. Bello, bello, eccolo qua. Allora, lo facciamo pipistrelli. Dove lo facciamo? O l'acqua? Perché? Ah, non fa. Pipistrelli? Le zanzare, ma che roba? Se no aspettiamo la zanzara a 26 punti. Facciamo l'acqua a 18? Sì, che c'è tanta infettività. Adesso noi dobbiamo infettare. Ha sviluppato lo sintomo eczema. Bello, piace. Allora, le bolle rosse. Sì, così si fa. Guarda qui che botta. Acqua, vai. Ha infettato persone con la tubercolosi, bella, cioè bella raga, non è bello però, è il gioco, è il gioco, dopo faremo anche assolutamente la cura, 50 milioni di euro, è sbottato, è sbottato il virus, allora, che lo facciamo, non è morto nessuno. Lo facciamo, fa. Questo, guarda quanto è effettivo. Questo, Siamo, cerchiamo. Hanno mutato. Farà paura, ma l'hanno uccidendo migliaia di persone, milioni di persone. Ma che paesino dove è andato qua? Madagascar, Africa, primo paese a trovare una limitazione. No, non dovete limitare, raga. Oh, è arrivato in Inghilterra. Oh, 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 oh. Bella, la cura è completa al 50. No, 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 aspetta, 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 stiamo, bisogna fare qualcosa che non curano. Allora, agente patogeno, vuole sulle temperature, questo che cos'è? Modifica i geni, l'intelligenza delle scimmie, nessuna risposta mai. E l'ora delle scimmie, allora, quello facciamo dopo. Il patogeno si evolve per sopportare temperature. Aumenta l'efficacia nei paesi ricchi? Sì. La gente diventa resistente agli antivirali, Allora, diventa resistente a diminuire la velocità della gente. Allora, la gente può fare, si riduce il laboratorio, riproduce. Non si riproduce e diminuisce la velocità della ricerca. Facciamo sulla ricerca o sull'infezione? Stanno già cercando, vai, io sulla ricerca. Allora. Sì, però. Ah, sì, sì, effettivamente. Piccioni, andiamo di piccioni. Oh, cacchio. La gente indese muore velocemente rispetto al tasso. Guarda come sta aumentando. Il verde cura, no? Perché è giallo? Ah, perché è virus. È stata completata? No. Ma come è possibile? Dici? Andiamo. No, vedi,
dici che proprio cura? Noi statistici ha ucciso più di 120 milioni di persone, peggio di un'influenza spagnola. Il mondo è sopravvissuto? No! 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 Allora amici, Marco Drums Games, grandissimo, vi salutano e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti amici, mi raccomando di seguire il mio canale YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, che lascio in descrizione al video il link tree, cliccate tranquillamente, vi apre una pagina e ci sono tutti i link. Mi raccomando di iscrivervi al canale Twitch che vedete sempre sotto nei commenti e qui al canale YouTube dove c'è il video. Ciao amici, grazie, alla prossima, infettiamo il mondo col virus ZV. T, B, G, Drums, D. J, T, H, A. Ciao, ciao, ciao. Bye.